a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops. Ragazzi, di intrecci. Salve, buongiorno. 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 Beh, voi non avete problemi di presentazione, Elisabetta Fenchel e Alberto. Salve. Buongiorno. E quindi aspetti un attimo, forse più quote femminili che maschili. Siamo pari. Una, siamo due, pari. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, forse sei, manca qualcuno. Sette, no. Otto donne, sette uomini. Oh, finalmente! No, perché quello lì è la pelliccia, sembra una donna. Lontano sembra una donna, ma finalmente, spero che si vedano sempre dei gran uomini in sala. Meno donne, invece. Uno, due, tre. Invece! Bello! Nel senso che quando Domingo ha avuto l'idea dell'Accademia di Formazione, siamo alla fine del 2014, quindi pre-expo. Perché va detta questa cosa, giustamente quando si entra in un ristorante, anche se l'altro, non solo non l'altro, a volte si presta più attenzione al piatto, che è fondamentale, ma non ci si accorge che chi è in sala ha una responsabilità enorme. E quindi loro hanno deciso di creare questa scuola proprio per formare i ragazzi che sono in sala ad essere all'altezza dello chef, perché è fondamentale. Io quando vado in un ristorante non parlo col cuoco, con lo chef soprattutto, parlo con il ragazzo che mi serve, con il cameriere. E quindi noi a volte diciamo cameriere quasi a livello dispregiativo, in realtà il cameriere è un lavoro pazzesco, mm-hmm, che devono saper fare veramente tante cose, no? Ci tenevo a dire. Domingo, come sapete, gira per ristoranti almeno 250 giorni all'anno, raccontando i nostri vini, e quindi tutti si lamentavano di questa, diciamo, tutti i metri sommelier che incontrava si lamentavano di questa grande differenza, della difficoltà a trovare. Facciamo una scuola di sale, io siccome c'era una riunione, tu sì, Domi, perfetto, stasera ne parliamo. Poi invece diciamo, fatta davvero? Sì, assolutamente. Ci ha voluto dal 2014, considerare che abbiamo inaugurato nel 2017, quindi sono stati insomma 3 anni di lavoro importanti. Ma la sede l'avete già voi o l'avete presa, no, proprio per quella? Allora, ti spiego. Noi all'inizio volevamo ristrutturare un casolare che c'avevamo all'interno dell'azienda, perché l'idea era quella di fare il campus. Che l'abbiamo messa io, molto bene, ci siamo passati davanti. Esatto, poi dopo c'è. Questa è la biblioteca principale della scuola, della biblioteca del vino. Sì, che meraviglia. Quindi qui abbiamo circa 720 etichette da tutto il mondo. E qui ovviamente i ragazzi non hanno accesso da soli. Se no si riapre una borsa. Quindi qui c'è Isabella, che è la nostra tutor francese, che è anche sommelier, che coordina ovviamente i ragazzi in tutta la parte del mondo del vino, insieme agli altri docenti sommelier. I ragazzi studiano a scuola inglese, francese e spagnolo. Gli danno la sommelier in particolare, che la studiano anche in inglese e in francese. Quindi in francese con Isabella, che è sommelier, diciamo, di una associazione riconosciuta a livello europeo, ASE si chiama. E invece la sommelier di inglese la fanno con Paolo, con mio marito, perché fanno il W7, quindi loro escono da qui con il secondo livello del diploma del W7. Il pipino, in cui sono tutte le camere. Ah, ok. E qui quanti possono stare qua? 25, no? Ah, e quindi riuscite a sentire bene. Sì, questo è tipo il loro soggiorno. Esatto, questo è il loro spazio comune. Tra l'altro oggi arriva il pizzo. Non è un po' che sta avendo la casa del grande fratello? Sì, Bettino, vorrei fare una sfida con te a bigliatino. Certo, venite. Allora, dipende, nel senso che ovviamente chi sta più lontano. Infatti, ragazzi, venite più vicini, voi sapete da dove venite. Raccontateci. Vai. Allora, io vengo dal Piemonte, vicino al Lago Maggiore. E, tipo ad esempio per il weekend dipende, cioè la maggior parte del weekend sto qua, perché tornare a casa tutti i weekend è impegnativo, e i weekend siamo qua, chi c'è ci gestiamo tra di noi. Cioè, per me... Io vengo da Ferrara e non torno perché sto benissimo qua, quindi non torno mai. Però sono sicura che se stavi qua a livello di, cioè, le risorse
in sala sono facili da trovare o non sono? No, adesso noi parliamo di cameriere normali, che la storia la sappiamo, che ormai sono tutti incavolati perché non si trovano. Cioè anche lì dove comunque c'è un po' più di non è... No, perché anzi ancora di più lì, perché lì comunque viene richiesto anche il livello di preparazione diverso. Ovviamente, quindi non essendoci tanti ragazzi formati ancora più va replicata la scuola, no? Va replicata, però non è facile, nel senso che per noi intrecci è qui. Certo. Cioè è con questo tipo di attenzione e con questi numeri. Tanti ci hanno detto perché non l'avete fatto a Roma, perché non l'avete fatto a Milano. Certo. No? Però secondo me il valore di intrecci è un valore grande, perché intrecci è qui e riusciamo a dedicar loro veramente tanto, l'attenzione, cioè... di come se fossero 25 figli ogni anno. Certo. E poi ecco, con loro si creano. Questa era la cantina? Sì, e qui sopra c'era la linea. No, qui sopra c'era il magazzino. Nel ristorante là c'era la linea di lì. E quella macchina di che cos'è? Grazie. Come? Quella macchina di fuori da... Queste macchine vengono utilizzate per la produzione di olio o di uva, perché questo il gelato era il beneficio. Ma che carino! Bello quello, sì, adesso saprare chi siamo. Le vostre biografie, grazie. Che mezzo di 8, eh? In due oggi facciamo. Ah, meglio! Mi fate una bellissima cena qua. La passione è il motore di tutto. Senza quella sarà uno sforzo arrivare al giorno in cui sfiorate. Quindi appassionatevi di qualcosa e cercate di capire cos'è la cosa che vi piace di più. Che sia questa, che cambiate idea, ma la passione è fondamentale. Questa è una cosa che ci tenevo molto a dire. Aver lavorato sempre con tanta passione, con tanto entusiasmo, ma soprattutto con la voglia sempre di rialzarsi, perché non è mai niente facile nella vita, come pensai Elisabetta. E quello che fa la differenza è davvero come si approccia alle cose e come si decide di superare le situazioni difficili in qualunque settore e in qualunque momento della vita, perché non c'è mai niente di facile. Chiaramente adesso vedete il luccichio, diciamo, di quello che è successo nelle nostre vite, nella tua, nella mia, in modi diversi, c'è un mix, esatto, però vedete solo il luccichio, nel senso tutto quello che è successo per arrivare, diciamo, a questo momento è quello che oggi magari vogliamo condividere con voi in modo che in qualche modo possa servirvi per motivarvi. Venire disturbati da, che è anche un po' il mondo mio, noi siamo anche consapevoli e responsabili, da luccichio spesso raggiungibile facilmente, da faccio la blogger. Sono nata nel lontano 1968, quindi comunque negli anni, i favolosi anni 70, quelli dove l'economia tirava in Italia, una famiglia molto umile, dove non c'erano le condizioni per cui fare quello che ho fatto nella vita. Nella prima fase d'età ho conosciuto la parola resilienza, perché non avevo un padre, a 5 anni lavavo i piatti, ero una donnina di casa. E resilienza, sacrificio, costanza, non mollare mai, quindi gli anni della mia formazione sono stati quella che comunque dovevo arrangiarmi e procurarmi quasi tutto da sola. Poi ovviamente non ho avuto la fortuna, perché voi siete dei ragazzi fortunati, sappiatelo, che siete qua in un'accademia a studiare. Quindi pian pianino, con resilienza, quella che ho imparato nella mia infanzia, con tanta resilienza, costanza e senso del sacrificio, ho detto io oggi pulisco le scrivanie a mani voilà. E pian pianino là ci sono arrivata e quindi quasi in maniera molto naturale sono diventata il braccio destro della titolare di questa azienda grossissima, e quindi dettavo legge. E da lì ho iniziato anche a imparare un po' la leadership, cioè io proprio avevo, un po' come diceva Elena prima, che lei era una pessima ragazza e comandava tutti, perché comandare non è un atto di imposizione, ti si riconosce, se sei quella, io dico sempre armiamoci e partiamo. Sei comunque sempre lì insieme agli altri a dare il buon esempio. Dal 2012 per l'appunto il marchio da Slim B diventa Elisabetta Franchi. In quegli anni
parte anche un nuovo giocattolino, diciamo, che si applica sul telefono, che si chiama Instagram. E in maniera un po' goffa la signora Franchi prende in mano questo telefono e inizia un po' a giocare, ma in realtà lei non sapeva che in mano aveva quello che poi è diventato uno strumento di comunicazione potentissimo. Oggi più potente, direi. Esatto. Stasera, allora oggi abbiamo fatto quello che avete visto già nelle storie. Stasera andiamo a cena di questa fondazione che parla di disturbi alimentari. Ma e qui siamo un po' nell'oasi, si può dire nell'oasi, e dove con grande amore devo dire che loro hanno adottato tre nostri cani randagi e sono là, eccoli! Eccoli! Sono buoni? Fantastico. Ma ciao! Ma cosa? Ciao Bilbo e Gigio, dov'è? Ciao. Ne manca uno. Ah, è quello che è rimasto sordo. E quindi se non ci sente arrivare. Quando vede poi gli altri. Ciao! Ma vieni qui, ma cosa fate? Guarda che belli che sembrano tre maremmani. Sì, sembrano parenti, in realtà certo. E poi sono stati adottati in tre momenti diversi. Sì. Ma guarda, ma quanti anni ha quello bianco? Quello bianco c'ha 2 anni. Ma cos'è? Ma bellezza. È buco, Ma che pensa? Allora, qui siamo nella cantina, mi piace, è un po' tipo mistero sta cosa, nella cantina personale della famiglia Cottarella. Qua ci sono tutte le annate delle loro vendemmie e sono bottiglie che non vengono mai aperte, perché qui c'è proprio la storia dei loro vigneti. Sono bottiglie che non vengono mai aperte se non in occasioni speciali e super ufficiali, quindi cioè, qui è un po' come se ci fosse l'archivio dei miei abiti, è esattamente la stessa cosa, è pazzesco. Adesso noi abbiamo la luce accesa, però addirittura spengono la luce, perché comunque la luce può dare fastidio al vino, è un labirinto bellissimo, è emozionante, perché vedere anche la passione delle altre persone è una cosa pazzesca. Vi faremo vedere. Allora, cambio abito, uh-huh. Cambio macchina, uh-huh. Non è più la tua, Pesky. No. L'uomo è sempre questo. Esatto. Noi non ci vediamo, ma in realtà c'è un flash e ci riprende. Esatto. Adesso andiamo a teatro, non a vedere l'opera di Caterina Ciarelli, ma a parlare di un argomento molto molto importante, che è i disturbi alimentari. La moda al suo, come si dice, la sua fetta di responsabilità, non solo, ci sono tanti altri fattori. E stasera ci sarà una cena, è nata una nuova fondazione e noi siamo qua per appoggiarla e sostenerla. A dopo. Ciao. Bisogno di presentazioni. Sei un modello, per tante donne, sei un modello per tanti ragazzi, non puoi capire, in questi 2 giorni il mondo mi ha chiamato, mica fammi conoscere, un ragazzo, un attimo. Tu hai una grande responsabilità, però, detta. Intanto buonasera a tutti. Beh, io ho una grande responsabilità, soprattutto come donna e mamma, perché la dottoressa faceva un discorso molto interessante, però ci dimentichiamo di dire una cosa importante. Unirsi intorno a un tavolo è il primo vero atto d'amore. E purtroppo oggi siamo tutti in corsa e spesso nelle famiglie, io parlo ovviamente di questo paese, nelle famiglie italiane ci dimentichiamo di sederci, ma è un atto d'amore nei confronti di chi si siede intorno a quel tavolo, quindi è un'ora che dedichiamo a noi stessi, alla famiglia e ai nostri figli. La presi.
cioè la Roberta Armani che era piccolina. E lui fa, sì, io ti do 10 milioni ma sono bravo. With you, cause you're lazy like a bone. You pull all the stops.